parola in più toglie qualcosa tra di noi. Forse è meglio fermarsi a un passo dal deserto. Beh, allora, la mia passione è iniziata tantissimi anni fa, perché ho iniziato da bambina a suonare il pianoforte, dopodiché da questa passione per il pianoforte magicamente si è tramutata in canto alle scuole superiori, provando con la band dell'istituto, quindi mi sono fatta tutta la mia grandissima gavetta facendo rock, acustico, pop, funky, ho sperimentato un pochino di tutto. E poi 11 anni fa, oramai, ho intrapreso la carriera da solista e ho avuto la fortuna di conoscere il mio primo produttore, Roberto Zanetti, famoso produttore degli anni 90, insomma, ha scoperto tutti i più grandi talenti della dance, da Alexia, da W, Corona, le più grandi hit. E da lì mi si è aperto un mondo nel mondo soprattutto pop elettronico e dance, per il quale appunto ho avuto tutta la mia produzione negli ultimi 10 anni e che mi ha portato un po' in giro per il mondo, dal Brasile, insomma la Spagna, insomma ho fatto un sacco di paesi e non mi sono fatta mancare assolutamente nulla, perché comunque non solo dance e pop elettronico, ma ho intrapreso anche un percorso un pochino più acustico che mi ha portato poi in tour in Inghilterra, in Egitto, da altre parti, fino ad approdare poi anche nella musica italiana, che mi ha portato invece a vincere un festival in Romania e adesso con questa esperienza in Albania, il Kanga Magic Festival, vediamo cosa succede. Allora, il festival in Albania è un'esperienza fantastica, ma come tutti i festival musicali all'estero, questo è il mio secondo, il primo, come ti dicevo, è stato in Romania, a Brașov, in Transilvania, nell'estate 2019, quindi subito dopo aver fatto The Voice of Italy, e che è andata benissimo, perché abbiamo vinto, l'Italia ha vinto, ha portato a casa il premio, e quindi ripetere questa esperienza è una cosa magica quest'anno, soprattutto dopo un anno e più ormai di stop, e ritrovarsi comunque in un contesto televisivo molto bello, molto accogliente, dove la musica italiana è molto apprezzata e dove comunque si ha una visibilità e un palco veramente importante, perché questo festival viene trasmesso da una delle principali emittenti televisive albanesi, TV Clan, che ha uno share enorme, quindi una bella esperienza, una bella visibilità, un altro motivo di crescita e di esperienza che non fanno mai male. Credo che per un artista sia fondamentale non farsi mancare nulla, della serie veramente, dal concerto al bar, della gavetta al matrimonio, alla sagra di paese, piuttosto che poi i festival e la televisione. Io sono approdata a The Voice of Italy per caso, perché comunque avevo già un percorso, una carriera ben delineata da tanti anni, ed è stata una sfida di provare a fare qualcosa di diverso che non avevo mai fatto prima, quindi confrontarmi con una realtà televisiva che era quella dell'Italia, che non avevo mai affrontato, avendo affrontato prima comunque realtà televisive diverse, dal Brasile alla Spagna, e poi anche di confrontarmi con qualcosa di diverso, una sfida. È stato bello, è stato molto bello soprattutto dal lato umano, perché poi si vede un pizzico di quello che accade nelle trasmissioni, che comunque sono tutte registrate, quindi è stato bello potermi confrontare con dei professionisti. Io mi sono scelta come coach Gigi D'Alessio. Ho avuto la fortuna che si siano girati tutti e quattro e con lui veramente ho fatto una bella esperienza di lavoro, perché è una persona competentissima dal punto di vista musicale, estremamente umana, estremamente umile, e uno che ascolta l'artista e lo capisce fino in fondo. Quindi è stato veramente bello, mi ha lasciato tante cose, mi ha lasciato anche la fortuna di essere stata l'unica italiana con la mia blind audition ad essere stata inserita tra le 10 esibizioni più emozionanti della storia globale, mondiale, di The Voice. E quindi, insomma, se la rifarei, sì, assolutamente. Da lì ci guardano, ci vedono. I progetti ce ne sono tanti in cantiere. Intanto mi sto concentrando su quest'ultimo, che era, come ti dicevo, questo festival in Albania, il Kanga Magic. Ci saranno altre fasi del festival, quindi incrociamo le dita, ci sarà da votare.
e un sacco di cose. E è uscito da poco il brano, il singolo che ho presentato al festival A un passo dal deserto, quindi c'è la promozione e tutto quello che ne concerne. C'è un concerto in streaming a brevissimo, che a breve appunto pubblicizzerò anche sui social. Mi è stato richiesto, mi ha fatto molto piacere perché ho molto seguito e sui social mi è proprio stato richiesto: fai un concerto in streaming, e quindi proviamoci. È un piccolo segnale forse di ripartenza. La gente ha tanto bisogno e tanta voglia di ritrovarsi, tanta voglia di stare insieme con la musica, tanta voglia di divertirsi, e credo che sia fondamentale in qualche modo ripartire, non si può più stare fermi. Ormai comunque anche il nostro settore è più di un anno che è fermo. Confido che la situazione valga al meglio per tutti quanti, questo sì, perché ce n'è veramente tanto bisogno, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista psicologico, per tutti quanti, siano gli artisti che per il pubblico.